Eccoci con Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Giunta degli Insegnanti. Con Rino Di Meglio vogliamo commentare questa presentazione del DEF che è stata piuttosto deludente, Rino. Beh, è stata una cattiva sorpresa. Devo dire che non me l'aspettavo perché prevede la riduzione progressiva della spesa per la scuola addirittura. Ora, nessuno nega che ci sia un decremento demografico, ma bisogna dire che a questo decremento demografico si accompagna una crescente immigrazione, a parte che nella contingenza attuale in pochi giorni sono arrivati ben 10.000 bambini ucraini nelle nostre scuole. Ne vogliamo parlare di questo, vogliamo capire come questo paese dovrà integrare gli immigrati se non attraverso la scuola e la cultura. Voglio dire che disinvestire, pensare a disinvestire nel futuro sulla scuola è una pessima cosa, perché vuol dire disinvestire sul futuro di questo paese. Per l'ennesima volta l'ennesimo governo a parole elogia la scuola, il suo operato, e si auspica un investimento che poi però di fatto non c'è, e la scuola, l'istruzione pubblica deve pagare per colpe non proprie, per situazioni contingenti, la guerra, l'inflazione, il Covid. E questo cosa significa all'atto pratico, cosa potrebbe accadere in futuro? Ma significa questo, che se la scuola non viene incentivata non solo nei pensieri ma nelle spese dei governi nazionali, noi rischiamo di assistere a un progressivo degrado di tutto il paese, perché se poi le periferie degradano perché non c'è la presenza della prima linea che è la scuola, e allora vuol dire che questo Stato poi intende spendere più in ordine pubblico e in carcere, perché questo poi è il risultato finale della mancanza della scuola. La scuola serve proprio a prevenire e evitare queste situazioni di degrado, e anche le spese militari perché è molto più importante investire in cultura che in armi, assolutamente. Di cosa, l'ultima battuta, di cosa avrebbe invece bisogno la scuola come priorità, Di Meglio? Beh, la scuola come priorità ha bisogno di maggior considerazione da parte dei governi, che vuol dire investire di più, fare leggi che aiutino anche nel rispetto delle istituzioni scolastiche e diminuire anche lo stato di burocrazia e confusione. Una burocrazia che tra i docenti è diventata insopportabile. È diventata insopportabile che quando ci dicono le ricerche che ormai assorbe un tempo pari al 100% di quello che è dedicato all'insegnamento, vuol dire che abbiamo superato qualsiasi limite. Ai docenti viene contestato 3 mesi l'anno di ferie, 18 ore a settimana e a casa, ma i fatti dicono il contrario. I fatti dicono esattamente il contrario. Ormai la questione dei 3 mesi e degli orari ridotti sono una questione che ci riporta ai tempi, che so, dell'Iliade e dell'Odissea addirittura. Grazie a Rino Di Meglio.